composta da uomini, il 12% da donne e il 3% da uomini di provenienza extracomunitaria. L'età va dai 16 ai 51 anni. Gli operatori hanno compiuto in tutto 80 salvataggi da overdose, intervenendo prima dell'arrivo dell'ambulanza. Il camper è attivo dal martedì alla domenica, ogni settimana, compresi i festivi. I luoghi sono Porta Palazzo, Piazza Borgodora, Parco Sempione, Piazza della Croce Rossa e Corso Vercelli. Quante sono le persone che giornalmente si avvicinano al camper? Ma ci sono dei flussi diversificati rispetto a questi passaggi. Abbiamo dei passaggi, per esempio, domenicali che sono molto elevati, sino anche a diverse centinaia, anche 300-400, invece nei giorni feriali dei passaggi che oscillano tra i 100 e i 150. In genere che cosa chiedono queste persone, che cosa ricevono? Ricevono intanto un contatto umano che riduce questa emarginazione che spesso c'è per una grossa quota parte di queste persone, e poi delle informazioni, un orientamento, tante volte anche una tazza di caffè caldo e del materiale sterile che è finalizzato alla riduzione della diffusione delle malattie infettive. Che cosa si potrebbe fare ancora per ridurre i danni? Ma intanto potenziare tutto il sistema complessivo, che è quello quindi dell'accessibilità ai servizi, di un'informazione adeguata, di strutture intermedie che possano accogliere delle situazioni critiche in tempi molto rapidi. Ecco, questo può ridurre sia dei danni lievi, quali quelli di un disagio passeggero, sia dei danni più gravi come situazioni anche di overdose, di grave marginalità o di criminalità, quindi creare anche delle strutture che consentano un accesso in condizioni non necessariamente di divezzamento.